Sa, prova. Sa. Ok. Aspettiamo che parte lo streaming. Gloria a Dio. Sa. Prova. Allora, vediamo. Dovremmo esserci. Sa, prova. Sì. Sa. Si sente. Sono contento. Allora. Questo ci metterà un pochino. Ah, questa volta è partito subito. Perfetto, sono contento. Allora, abbiamo un pochino tutto, abbiate pazienza. Cominciamo quasi subito, eh? Ok. Perfetto, benissimo. Oh. Oh. Allora. Questo. Sì. Questo lo mettiamo qua. Ok. Amen, gloria a Dio. Allora, pace a tutti quanti, Dio vi benedica. Stiamo facendo una live. Allora, questa mattina mi sono svegliato e avevo un verso in mente e niente, volevo fare un video, poi oggi non l'ho potuto fare, lo faccio adesso, in questo momento. Ho deciso anche di fare la live perché ogni tanto è bene interagire con i fratelli. Amen. Dare la possibilità ai fratelli di interagire con te. Fa piacere a entrambi le parti. Gloria a Dio, siete tutti il benvenuto. Torniamo a parlare dello stupido. Qualcuno dirà, è un termine forte. No, fratelli, non è un termine forte, è un termine light, perché se leggiamo gli originali, altro che stupido, quando leggiamo che sì, il Naval, i Veled, e andiamo a vedere cosa significa, altro che. No, in materia di insegnamento lo uso molto questo termine. Non lo uso come la virgola, ma lo uso. Cerco di non usarlo mai nella vita quotidiana, ma in insegnamento sì. Benissimo. Lo stupido è una patologia. Dei medici studiosi si sono anche pronunciati riguardo a questa patologia. Praticamente è la persona che non riesce a vedere la realtà, proprio da un punto di vista medico, sto parlando. Torniamo a parlare dello stupido. Già abbiamo fatto un video intitolato Lo stupido della fine dei tempi. Torniamo a parlare dello stupido, perché lo stupido attacca la Bibbia dicendo che la Bibbia è un libro che non racconta la verità. È un libro che solamente chi non è in grado di intendere e di volere segue, che chi crede alla Bibbia è una persona che non solo inganna se stesso, ma che inganna gli altri, che chi segue la Bibbia è uno che praticamente è la causa di tutti i mali del mondo. Pensate cosa dicono. Benissimo. Bene. Allora, perché ricevere, come dire, solo colpi? Diamo anche noi qualche colpo al regno delle tenebre, ma non è questo lo spirito. Lo spirito è dichiarare la verità. Bene, vogliamo esaminare alcuni passi biblici molto, molto
molto basilari, molto semplici, fanno parte dell'ABC della vita, della Bibbia, scusate, e vengono trattati, diciamo, relativamente poco, per quello che io ne sappia, perché siamo più di 1 miliardo sulla faccia della Terra, non posso sapere quello che succede ovunque, però per quello che mi riguarda io ne ho sentito parlare, diciamo, poco. E quindi vogliamo parlare di questi passi. Io volevo trattare un solo passo, un solo verso, perché sta succedendo un qualche cosa che è disarmante, è tragico nel mondo. E invece di parlare di questo passo solo, sì, leggerò dal primo verso fino ad arrivare a quel passo. Benissimo, beh, io inizierei. Allora, saluto tutti, Dio vi benedica, poi faccio un giro e vi risaluto nuovamente. Quindi, Giuseppe, Giovanni Michalizzi, il Signore è il mio pastore, Alessandro De Toro, Maria Mercuri, Marco Manitta e a posto. Dio vi benedica, pace in Cristo Gesù. Allora, io adesso faccio così, perfetto. Allora, il passo praticamente che mi interessa si trova in Deuteronomio capitolo 22. Ora, il passo proprio che io volevo trattare da solo si trova in, è il versetto 9. Il versetto 9. No, non è il versetto 9. Ho sbagliato, è il versetto 11, questo. A me interessava parlare di questo qua. Ok, questo è. E poi mi sono detto, se io parlo solo di questo, il video dura poco e poi finisce il mondo. Perché voi sapete che io dissi qualche tempo fa, il giorno che farò un video corto finisce il mondo. Questa è una battuta, non mi lapidate per questo, non sia mai che io faccia un video corto, è pericoloso. Ok, dai, concedetemi la battuta prima di iniziare, dai, ancora devo iniziare, Dai, adesso facciamo i seri. E allora ho detto, no, leggiamo tutto, casomai spendiamo veramente due parole per ogni verso, ma proprio due, e poi ci dedichiamo al verso di nostro interesse, il verso 11. Amen. Bene, ok, cominciamo. Allora, tutto quello che diremo, che faremo, che leggeremo, lo diremo, lo faremo e lo leggeremo sempre nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, benedetto in eterno. Amen. Allora, Deuteronomio capitolo 22 è un passo bello, è un passo che io considero uno dei tantissimi passi base, no? della vita quotidiana, anche della scrittura in generale, soprattutto della parola di Dio, perché ci insegna a interagire con il prossimo. Qual è il contesto biblico storico? Il contesto biblico storico è il momento ci sono anche anime nuove che hanno molto poco tempo nelle vie di Dio e quindi ci seguono e quindi non hanno una grande conoscenza, quindi ahimè, se diciamo delle cose elementari ci sono degli anziani, abbiate pazienza. Quindi il contesto storico è praticamente Israele che è uscito fuori dall'Egitto dopo la schiavitù, si trova nel deserto, inizia a ricevere la legge. Questa consegna durerà circa 40 anni, benedetto il santo nome del Signore. E essendo una nazione, oltre un popolo, era anche una nazione, come tutte le nazioni, riceverà una terra con dei confini, una geografia propria, una moneta propria, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi bisognava interagire. Tra loro dovevano interagire e quindi ci dovevano essere delle leggi. Benedetto il nome del Signore.
un sistema di tassazione, ecco qui le molte decime che c'erano, e così via discorrendo. E allora il Signore inizia a dire come si dovevano comportare, e il fondamento del comportamento doveva essere l'amore, perché se non c'è questo fondamento, ok, la regola, come dire, trova il tempo che trova, nel senso che la regola resta, il comandamento resta, ma quello che deve supportare tutto è l'amore. Dio è amore, Dio è amore, c'è niente da fare, grazie a Dio. Per questo siamo felici che il nostro Dio è un padre d'amore. Amen. Infatti scritto è: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Amen. Allora, se tu recita la parola, leggeremo un passo e poi spenderemo due parole senza leggere tutto. Per motivi di tempo faccio questo, tanto non ci sono regole. Se tu vedi smarriti il bue o la pecora del tuo fratello, ok, fermiamoci qua. Torniamo al contesto storico. Quindi il popolo qui è il popolo di Israele che sta ricevendo questa legge qua. Quindi nel popolo di Israele Dio stabilisce che tutti erano fratelli. Tutti erano fratelli. Questo è importante. Nella nazione di Israele tutti erano fratelli. Tutti. Ora, se noi asportiamo questo al giorno d'oggi, oggi il nuovo popolo di Dio salvato, c'è ancora il popolo di Israele, ma non è salvato, adesso parliamo di noi. Il nuovo popolo di Dio salvato è la Chiesa di Gesù Cristo, ovvero la futura Chiesa di Gesù Cristo. Attualmente è la fidanzata, ma la Chiesa di Gesù Cristo è il nuovo popolo di Dio salvato. E in questa chiesa siamo tutti fratelli e quindi dobbiamo avere come fondamento l'amore. Mi viene in mente una cosa buffa. In alcuni ambienti, lasciamo stare i nomi, si dicono di essere fratelli e poi si danno del lei. Questo è buffo. Come fai a dare del lei a un fratello? Ma normalmente noi utilizziamo il lei contro qualcuno, io personalmente, o perché non lo consideri un fratello, allora gli dai del lei, allora quello è uno smacco, oppure per ignoranza, quando qualcuno si converte a Cristo da poco, le cose non le sa, e allora utilizza il lei, ma tra fratelli, una bella pacca sulla spalla, Dio ti benedica, sempre con molto rispetto, perché tutta questa... No, noi siamo fratelli. Questo è importante, vedete? Quindi, se tu vedi smarriti il bue o la pecora del tuo fratello, no, non ritrarti indietro da essi. Del tutto riconducili al tuo fratello. Quindi il popolo di Israele, no, inizia a ricevere questi comandamenti. Quindi il Signore non si limita a dire non rubare, perché uno dei 10 comandamenti è non rubare, non furare, ma va oltre. Quindi non solo non devi fare il male, ma c'è anche il comandamento positivo, attivo, ovvero devi fare il bene. Quindi se tu trovi un qualche cosa di tuo fratello o comunque del tuo prossimo, oggi diremo, anche se non è tuo fratello, se trovi qualche cosa e sai che è del tuo prossimo, no, non questo è il cristianesimo, gloria a Dio. Ora, se il tuo fratello non ti è vicino o se tu non lo conosci, allora raccogli quelli dentro alla tua casa, dimorino presso di te, finché il tuo fratello ne domandi.
e allora rendiglieni. Quindi pensate come il Signore si preoccupa e responsabilizza il credente, il figlio di Dio, deve essere responsabile, no? Di agire in una determinata maniera. Ora, se mi viene, io qui adesso di pronto non ho assolutamente nulla, ho solamente aperto diverse pagine, diciamo, della parola di Dio, che mi sono venute in mente questa mattina, però non ho nulla di preparato, quindi come viene, viene. Quindi qui cosa succede? Il Signore dice fai questa cosa qua. Ora, se tu devi fare questa cosa qua, evidentemente si trova in potere tuo, e questo per concessione divina, attenzione, Dio permette che si trovi in potere tuo anche di far diversamente. Come dire, Dio responsabilizza. Quindi se tu decidi invece di far diversamente, opererai il male invece che il bene. Operando il male, si troverà il male in mezzo di te. E lo stupido della fine dei tempi dice, vedete, il male esiste. Quindi se il male esiste, Dio non esiste. Vedete come ragiona lo stupido che è alieno al cristianesimo? Quando parlo dello stupido, ovviamente io qui ho preso in considerazione quattro movimenti. Lo gnosticino, l'ateo, il massoncino di turno che a sua volta è gnosticino e il satanismo. Tutti questi quattro movimenti hanno come fondamento la gnosi, cioè l'uomo al centro di tutto. Molto, molto, molto importante. Ricordiamo che anche il cattolicesimo è gnosi. Ne abbiamo già parlato. Quindi, poi il fatto che l'uomo, per concessione divina, l'essere umano abbia in suo potere il poter fare anche il male, questo non annulla la sovranità di Dio, perché Dio poi resta sovrano e comunque succederà quello che lui vorrà, ovvero i suoi piani, a prescindere se tu cerchi di metterci il bastone, i suoi piani andranno a termine. Se lui decide una cosa, tu puoi fare quello che vuoi, tra virgolette, quello che lui ti permette, ma stai tranquillo che il suo piano giungerà a termine, punto. Perché egli è sovrano, è Dio, c'è niente da fare. L'uomo non può competere contro Dio, non potrà mai farlo. Hai chi contende, è scritto, con il suo creatore. Verso 3. Similiantemente del suo asino, del suo vestimento. Fermiamoci qua. Perché il Signore insiste? È molto semplice. Uno dei perché si chiama cocciutaggine, ovvero l'uomo, non so se è corretto questo termine nella lingua italiana, l'uomo è cocciuto. Si può dire cocciuto? Non lo so, non mi viene, io sono un po' ignorante, abbiate pazienza. È cocciuto, è testone. L'essere umano non c'è niente da fare. Lui dice, se tu trovi una cosa, restituiscila. E poi dice, anche se è il suo asino, il suo vestimento, ma doveva essere implicito. Ora però, siccome l'uomo è cocciuto, è carnale, l'uomo è peccatore, l'uomo non capisce perché si ostina, l'uomo, l'essere umano, si ostina a ribellarsi alla legge di Dio. Guardate l'amore di Dio, come investe parole, impegno, tempo, pazienza, perché Dio è paziente, perché non vuole che nessuno perisca, che nessuno si perda, è paziente in verso di noi. E guardate come parla, guarda che de tutto, anche l'asino, anche il suo vestimento, ogni cosa che il tuo fratello avrà perduta, che tu avrai trovata, guardate, sarebbe bastato arrivare fino qua. No, Dio continua. Tu non potrai ritraertene in
dietro. Allora, Emanuela Ciapponi mi tranquillizza e mi dice che si può dire cocciuto. Grazie, grazie per i buoni consigli. Il mio italiano veramente è sempre un disastro, lo so. Gloria a Dio. E quindi il Signore insiste. Tu non potrai ritraertene indietro. Ora, se il Dio insiste così tanto, evidentemente noi abbiamo una natura che è una natura corrotta. Eh sì, perché l'entrata del peccato, quando Adamo ed Eva peccarono, ci ha corrotti. Ecco perché noi dobbiamo morire. Per nascere nuovamente a una nuova vita ed essere condotti dallo Spirito, perché il vecchio uomo, questo è quello che abbiamo visto qua, questo è il vecchio uomo. Ah, molti dicono: io non ho mai fatto male a nessuno. No, poco. Quale lingua non ha mai distrutto il suo prossimo? C'è qualcuno sulla faccia della terra che può dire: la mia lingua non ha mai ucciso nessuno? C'è qualcuno che lo può dire? Non esiste un solo uomo. Solo uno poté e può ancora oggi dire questo: il Signore Gesù. Solo Lui, la parola fatta carne, la sua bocca, la sua lingua santa, santissima, che è un fuoco. Solo Lui può dire questo. Tutti gli altri, chi può dire che la propria lingua non ha mai ucciso qualcuno? Oh no. Quindi questo è l'essere umano, questa è la tendenza dell'essere umano. E quindi il Signore ci porta la sua parola, perché la sua parola è luce. E ci rivela chi siamo noi. E quindi noi che siamo nati di nuovo ci rallegriamo della sua parola, esultiamo nella sua parola e pieghiamo le nostre ginocchia, alziamo le nostre mani al cielo e apriamo la bocca e preghiamo il Padre nel nome di Gesù: Signore, aiutaci a essere simili a te, a rinunciare alle nostre passioni, alle nostre tendenze, Signore. Gloria al nome del Santo Signore. Se tu vedi l'asino, ancora continua, guardate quanto Dio è amore e quanto noi siamo traviati, perché qui c'è un problemino con la natura umana. Eccolo, cioè è chiaro, è palese, cioè qui c'è un problemino, noi umanità abbiamo un problemino, perché il Signore insiste, guardate quanto sta insistendo, cioè bastava dire non fare questo, no? Continua, guarda che se tu vedi l'asino del tuo fratello, te lo ripete, incredibile quanto siamo traviati, o il suo bue caduto nella strada, non ritraertene indietro del tutto, adoperati con lui e con lui a rilevarlo. Guardate quanto il Signore ci fa comprendere che siamo tutti, tutti dei traviati. Già, incredibile, eh? Eppur, nonostante tutto questo, quanti uomini oggi dicono: ah, io non faccio male a nessuno. No, poco. Quanto gli paghi al tuo operaio? Quando gli paghi al tuo operaio? Quante ore gli paghi al tuo operaio? Quante ore lo metti in regola al tuo operaio? No? Tutti questi incravattati che hanno le SPA, che lavorano nelle banche, che lavorano qua, che lavorano là, tutta gente per bene. Oh, loro non fanno male a nessuno. No, poco. Già. E quindi questo è l'uomo.
Questo è l'essere umano. Interessante. Ma noi sappiamo che siamo dei peccatori salvati per grazia. Sì, siamo dei peccatori salvati per grazia. Che non vi, qualcuno dice, non dobbiamo dire che siamo dei peccatori. Va bene, tu di quello che vuoi. Io sono un peccatore salvato per grazia, che per la grazia di Dio non vivo il peccato. Se mi vuoi mettere in croce per parlare così, fallo. Tanto io vado avanti per la mia strada e tu andrai avanti per la tua strada. Non è un problema per me. Siamo tutti peccatori, la differenza è che noi siamo salvati per grazia, salvati dal peccato, non viviamo più il peccato. E non siamo annoverati fra i peccatori. Amen. Gloria a Dio. Abbiamo una natura umana che è questa. Ecco perché poi leggeremo nel Nuovo Testamento che noi, la nostra carne, la dobbiamo crocifiggere. E non pensate che noi nasciamo oggi di nuovo, la crocifiggiamo oggi e fine. No. Ogni giorno dobbiamo crocifiggere la nostra carne. Ogni attimo dobbiamo crocifiggere la nostra carne. Perché la nostra carne vorrà sovrastare lo spirito. E allora noi dobbiamo combattere, perché lo spirito combatte contro la carne. E questa guerra è quotidiana. È quotidiana. Poi dice, la donna non porti indosso abito d'uomo. Perché? Il Signore dice, la donna non si vesta da uomo, perché questa è la nostra natura. Ora, lasciamo stare le sciocchezze che dice il legalista di turno, che se la donna si mette il pantalone e tutte ste sciocchezze, perché 3500 anni fa le donne non portavano le gonne, portavano le tuniche, e gli uomini portavano le tuniche. Ma una cosa era la tunica da uomo e una cosa era la tunica da donna, cose diverse. Piuttosto la donna deve vestire in maniera santa e decorosa, a prescindere se si mette la gonna o il pantalone, perché una donna può essere non santa anche con una gonna. Non è che una gonna fa santa una donna. Una gonna può essere assolutamente molto provocante, come un pantalone può non essere provocante. Sia la donna che l'uomo non devono andare in giro in maniera provocante, devono essere santi. Ma adesso non entriamo in questo. Poi ciascuno faccia come vuole in cuor proprio, ma non andate a lapidare il vostro prossimo per cose che non stanno né in cielo né in terra. Andiamo piuttosto a combattere l'apostasia. La donna non porta indosso abito d'uomo. Evidentemente, per dire questo, il Signore sa che la donna ha questa tendenza di vestirsi da uomo. E poi dice, l'uomo altresì non vesta roba di donna. Ma tu te immagini un uomo, che schifo, vestito come una donna? E che schifo, io so uomo, già mi vengono i brividi. Ma perché dice questo? Perché l'uomo ha questa natura, cioè quella di fare le cose non in regola. E la regola è la parola di Dio. Già, ma oggi, eccoli qua, dove sta? C'è l'agnosi, oggi c'è l'ateismo, oh, che dice che
queste cose che noi abbiamo letto sono stupidi. Vi dico una cosa, io questa l'ho imparata con gli anni e non devo insegnare niente a nessuno, però posso ricordare. Tutti voi sapete, come lo so io, che lo stupido non sa riconoscere l'intelligente. E quando lo stupido vede uno intelligente, dice che è stupido. Viceversa, quando lo stupido vede una capra come lui, dice quello è intelligente. Voi le sapete queste cose, come le so io, nei posti di lavoro, nella vita. Quanta gente abbiamo trovato in questa maniera? Mo' mi viene in mente un collega, questo mi è successo pochissimi giorni fa. Si parlava del più e del meno, una persona attaccata alla politica, a me mi viene da ride, oggigiorno nel 2020, quando ancora ci sono ingenui attaccati alla politica. Perché noi sappiamo, oggigiorno ormai non c'è nessuna politica, c'è un solo epicentro mondiale e questi politici che abbiamo oggi nel mondo sono di facciata. Punto e basta. E allora gli stavo spiegando un pochino che lui, se, per una frase che ho detto questa persona, ho fatto un nome, per carità non me la nomina, ma intendevo come persona, non la politica che rappresenta questa persona, ma che mi importa a me, però come persona, diciamo, non mi è simpatica questa persona, ci può stare. Uno può esserti simpatico, ovvero il contrario, è normale, non è che stai dicendo qualcosa di... Lui ha pensato che non mi stava simpatico per via del, diciamo, della politica che appartiene. Allora gli ho dovuto spiegare, guarda che a me dalla politica mi importa proprio niente, ti dirò di più. Tutti i politici in Italia hanno fatto del male. E ora te lo spiego perché, se no, come tu ben saprai... Negli anni 90 ci avevamo la lira e questo ci interessa a noi, le cose, vedi da cosa poi nasce cosa. Può essere interessante per chi lo ritiene interessante e noioso per chi lo ritiene noioso d'altronde. Allora, negli anni 90 avevamo la lira. Nei primi anni del 90, ora non ricordo esattamente l'anno, ci fu un colpo, diciamo, un colpo agli italiani, fu fatto il colpo dei colpi, come negli Stati Uniti e in tante altre parti del mondo. E quindi è stata attaccata la sovranità monetaria degli italiani, è stata presa la lira ed è stata privatizzata. E quindi il 94 o 93% della lira è stata privatizzata. Lui ha detto, che vuol dire privatizzata? Privatizzato significa che è arrivato un privato che nulla a che fare con lo Stato, si è appropriato di questa cosa, nello specifico stiamo parlando della lira, e se l'ha fatta sua e è stata lasciata un 6 o un 7% diciamo agli italiani, ovvero il 5% all'INPS e il 2% non mi ricordo a quale altra cosa. Uscì fuori un certo professore all'università dell'Aquila chiamato Giacinto Auriti, professore di, mi pare, economia e commercio, ma non mi ricordo, che lui fu l'unico italiano che impugnò questa cosa, denunciò le banche e tutto quanto e nacque allora quella famosissima frase, dove Giacinto Auriti dice io non insinuo che voi banchieri siete ladri, omicidi e quant'altro, io lo affermo. Quando io gli stavo raccontando queste cose mi ha cominciato ad attaccare,
E mi ha detto: io qui, io sono laureato, io sto in politica da bambino, e io sono stato con tutti i politici del mondo, mai nessuno mai detto questa cosa qua, sto race de qua e de là, nell'università è vata a pesca, io non so niente, ma come, ma che stai a dire, ma chi ti ha detto questo? Io gli ho detto: scusa, io molto tranquillo, lui in esuberanza, era pure mattina presto, ero arrivato da poco al lavoro, a me piace attaccare presto, alle 7, prima delle 7 già sto al lavoro, potrei attaccare pure alle 10, però poi non mi va, stacco troppo tardi, quindi attacco presto, sono un mattiniero. Era abbastanza presto e io invece proprio tranquillo stavo parlando, gli faccio: ma veramente è la nostra storia? È la storia dell'Italia. Ma che stai a dire? A che non gli ho detto: scusa, ma tu sei un po' rognorante. Sono stato zitto, ho detto: ma guarda, scusa, vai su internet e informati, perché su internet ci stanno le leggi, c'è sta storia, c'è sta tutto. Ah, su internet c'è solo spazzatura. Ora ho capito chi sei tu. Tu sei un po' ignorante, un po' illuso di qua e di là. Anche ho capito che davanti io avevo, eccolo qua, uno stupido che non vede la realtà. E che quando tu, perché io gli ho detto: guarda che ci sono anche le leggi che hanno fatto, cioè questa cosa qua della privatizzazione e la perdita della sovranità monetaria ha come fondamento delle leggi. E lui mi ha detto: mostrami queste leggi. A questo punto, capendo che io mi trovo davanti uno stupido, la Bibbia cosa dice? Parla con lo stupido e lui ti inveirà contro. Ho detto: va bene, vabbè, senti, io vado a stanza che c'è un sacco di lavoro. Te saluto. Quindi da quel momento in poi io mi sono ripromesso con questa persona che ha i titoli e cose, eccetera, 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 che con questa persona io parlo dei fagioli, dei codiche, dei carote e dei cipolle. Perché che gli vuoi dire a questa gente qua? Ecco. Quindi la società che noi viviamo, la maggior parte della società, non dico tutta, ma una buona fetta della società che noi viviamo è una società di questo stampo qua, e tutta la società che si trova sul pianeta Terra è una società che fonda su questi, tra virgolette, quattro, che poi sono uno, quattro pilastri. Ovvero, eccoli qua: gnosi, ateismo, massoneria e satanismo. Satana, che lo stupido dice non esiste e che dice che la parola di Dio, la chiama appunto utilizzando questo termine, no? Satana è il principe del presente secolo che ha accecato tutto il mondo. Tutto il mondo. In questo mondo c'è una piccola greggia, grazie a Dio, che invece vede. Perché vede? Perché vede? Perché ha questa parola qua. Il figliolo di Dio sa che la donna non si può vestire come un uomo, che l'uomo non si può vestire come una donna, ma questa gente qua parla di uguaglianza. E questa uguaglianza la chiama lungimiranza, intelligenza, e a noi ci chiama retrogradi. Vedete? Ora dico a questi qua che ci guardano sempre: non vi ingannate, del Signore non ci si può beffare. Potete dire quello che volete, fare, abbaiare, potete anche menarci, potete anche ucciderci. Quanti ne uccidete ogni giorno di cristiani? Ma non fuggirete al giudizio di Dio.
non fuggirete, non fuggirete al giudizio di Dio. Noi, nelle more che tutto questo si concretizzi, fin tanto il Signore ce lo permette, continueremo a parlare di questo, della parola di Dio. Vedete questi qua, queste cose che noi abbiamo letto, è l'ABC della vita. Ma quanti lo fanno? Quanti fanno questo ABC della vita? Oh, tutti dicono, ah, io non ho mai fatto male a nessuno. Oh, io sono una persona onesta, sì. Ma quanti vivono questo? Signori gnostici, satanisti, massoni, ufologi. Il giudizio di Dio è già su di voi, è già all'opera. Andiamo avanti. Perché chiunque fa cotali cose è in abominio al Signore Dio tuo. Il Dio? Oh, Dio è il Salvatore del mondo. Essere in abominio al Salvatore del mondo significa averlo non come Salvatore, ma come giudice. Dio è chiamato il giudice anche, eh? E poi dice, quando tu scontrerai, cioè ti troverai davanti a te nella via, sopra qualche albero o sopra la terra, anche per terra, un nido di uccelli, con dei piccoli uccellini o con le uova dentro e insieme c'è la mamma di questi piccolini che sta covando questi piccoli uccellini o queste uova, dice il Signore, non prendere la madre coi figli. Del tutto lasciale andare la madre e dopo che la madre sarà volata via, allora potrai prendere i figli o le uova, ovviamente, a ciò che ti sia bene e che tu prolunghi i tuoi giorni. Come? E Dio si preoccupa degli animali a tal punto che se tu fai questa cosa qui avrai lunga vita. E se non la fai? Ti saranno accorciati gli anni. Cosa significa questo? Ci avete mai pensato? Interessante notare la posizione del giudaismo in questo, perché il giudaismo, dovete sapere che tra le tante baggianate che dice, che promuove la Kabbalah che è satanica come Daniele Salamone, e tutta sta roba qua satanica, però, come dice anche il Nuovo Testamento, lui è detentore degli oracoli di Dio, quindi alcune cose le dice giuste. Infatti, se voi ascoltate il giudaismo dice, considera, vero o falso, non ci interessa, ma è interessante, come dire, considerarlo. Il giudaismo dice che questo è il comandamento più piccolo di tutta quanta la Torah. Il comandamento più piccolo. Oh, vero o falso, non stiamo andando a intaccare la parola di Dio. E se per trasgredire il comandamento più piccolo, ovvero per metterlo in pratica, il comandamento più piccolo, ti viene allungata la vita, dice, figurati se poi lo farai con i comandamenti più grandi. Così dice lui. Mo vero o falso, poco ci interessa. Io aggiungo, interessante notare come il Signore ci dice di rispettare la natura e gli animali. Ai di quelli che fanno del male agli animali gratuitamente. Gratuitamente, perché noi ci dobbiamo proteggere dagli animali. Se un animale ci attacca, no, l'animale non potrà mai valere più dell'uomo, mai, mai. Quindi se un animale ci attacca, mi dispiace, l'animale finisce, l'animale non può attaccare un essere umano. E se tu hai un animale dentro casa, come ho visto io, che attacca i tuoi figli, un cane che li morde,
a casa mia io so bene che fine deve fare quel cane. E no che, come ho visto io, cani che mordevano ai figli, i genitori in alto poi menavano pure loro ai figli. Perché fanno così? Perché anche loro sono cani, anche loro sono animali. Bene, ma questa è un'altra storia. Quindi, detto questo, il Dio vuole che noi rispettiamo la natura, rispettiamo gli animali. L'uomo è più grande dell'animale, certo. Infatti lui dice, se tu vuoi cibarti, puoi farlo, cibati, ma non lo far soffrire. Vedi, perché la scrittura dice, cibati. Cioè, vuoi prendere i piccioncini, le uova, perché hai fame, perché necessiti, perché ti vuoi mangiare? Fallo, ma mandala via. Cioè, non far soffrire. Non far soffrire l'animale. Pensate. L'uomo è superiore all'animale, ma non per questo si può permettere di far soffrire gratuitamente un animale. Da qui poi, a idolatrare gli animali, come una, in questi giorni mi pare, che ha passeggiato qui a Roma con un maiale, pensate. Dammelo a me il maiale, te faccio vedere io che fine gli faccio fa. Incredibile. L'essere umano è chiamato animale quando lascia il Signore. E l'essere umano non è un animale, ma quando lascia il Signore diventa animale, ecco perché la scrittura lo chiama animale. Niente, questo comandamento ve lo volevo rappresentare, anche perché si trova qua. E poi dice, quando tu edificherai una casa nuova, quindi nel fare il bene, in mezzo a tutto questo, poi torna nuovamente, fateci caso al quadro, mo ci sto a far caso adesso per la prima volta, torna di nuovo a parlare dell'uomo, quindi fino qua parla dell'uomo. Qui esce e mette in mezzo gli animali e qui torna a parlare dell'uomo. Come dire, l'animale è marginale, non può essere uguale all'uomo, ma non per questo non rientra anche nel rispetto. Però mai a equipararlo con l'uomo. Infatti poi qui torna nuovamente a parlare dell'uomo, dell'essere umano. E dice, tutto è fondato sul rispetto, sull'amore. Quando tu edificherai una casa nuova, fa una sponda sul tuo tetto, non perché poi qualcuno può cadere, perché si camminava anche sopra, qualcuno può cadere sotto, e quindi non mettere sangue sopra la casa tua in caso che qualcuno ne cadesse abbasso. Questo implica anche l'amore al denaro, la tirchieria, perché magari qualcuno per non spendere soldi non fa questo, però mette a repentaglio il proprio prossimo. No, il denaro non deve prendere il posto del nostro prossimo, non deve prendere posto nel nostro cuore, e salvaguardare il nostro prossimo è importante. Il nostro prossimo è importante. Abbiamo parlato anche della lingua prima. Parlare male è una cosa, denunciare è un'altra cosa, sono cose diverse. Alcuni dicono, tu parli male. Di chi? Di chi parlo male? Ah, tu parli male di David Howard. Io parlo male, mai parlato male di David Howard. Io denuncio David Howard. Enzo Incontro, Lirio Porrello, Torben Sondergaard, quell'altro satanista là che sta a girare lì, che per capire il mondo spirituale bisogna andare ai suoi seminari e pagare $30, $20. Per capire il mondo spirituale, il mondo satanico, dobbiamo nascere di nuovo, leggere la Bibbia e pregare, e Dio ce lo deve rivelare. Lasciamo stare. Io parlare male? No, io denuncio, è un'altra cosa. Parlare male è un'altra cosa. Parlare male significa raccontare la menzogna e le frottole. Quello che io denuncio è tutto documentato. Poi dice, e qui veniamo a noi, verso 9 e verso 11.
soprattutto il verso 11 e anche il verso 9. Non piantare la tua vigna di diverse specie, a ciò che non siano contaminate la vendemmia, le viti che tu avrai piantate e la rendita della vigna. Quindi non piantare la tua vigna con diverse specie. Ecco qui che lo stupido non capisce. Lo stupido, che è questo, lo gnosticino, l'ateo, il massoncino, il satanista, non capisce, non le capisce queste cose. Ma andiamo avanti. Poi dice, non arare con un bue, torna agli animali, vedi? Non con un bue o con un asino insieme, però c'entra l'uomo perché parla di arare. Perché un bue e un asino? Perché il bue ha una grande forza. L'asino non è forte come il bue tirerebbe più forte e gli farebbe male all'asino. Non devi fare soffrire gli animali. Con questo non significa che non devi usare gli animali, e il tutto per servire l'uomo, arare, perché l'uomo sta in capo alla creazione. Bene, molto semplice. E poi qui torniamo qua. Non vestirti vestimento mescolato, non vestirti vestimento mescolato, tessuto di lana e di lino insieme. Ecco qua, c'è un comandamento che dice che tu non puoi vestirti con una camicia, una giacca, un vestimento che sia tessuto con due prodotti diversi, ovvero nello specifico qui proprio descrive il tipo, ovvero lana e lino. Lana e lino nell'indumento non ci deve essere. Domanda: perché? Lo stupido che non capisce, eccoli qua, questi sono gli stupidini, lo stupido dice, vedete che libro, ma vedete che libro che è? E che sarà mai? Ma come si può leggere un libro del genere? Ecco cosa dice lo stupido. Questo è lo stupido, ma non capisce. Lo stupido non capisce. Ora, qui ci sono tanti principi che soprattutto alla fine dei tempi, verso 11 e verso 9, avrebbero trovato il vero significato, il vero, uno dei tanti veri significati. Intanto dice il principio che anche quando non capisci una cosa, non è che il fatto che tu non la capisca non abbia né un senso e tu non debba farla, perché la vita dell'uomo è amare Dio, e amare Dio è osservare i suoi comandamenti. E che bello e che dimostrazione di amore da parte dell'uomo quando, pur non capendo un comandamento, lo osserva. Signore, io non capisco perché mi accade questo nella vita. Non capisco perché tu mi chiedi questo. Non capisco perché tu mi metti davanti queste situazioni. Non capisco, ma li accetto. E allora lo Spirito Santo ti dà gioia. Poi può anche rivelarti un domani il perché, può non farlo, ma non importa. Ma andiamo avanti. Non piantare la tua vigna con specie diverse. Specie diverse. Già, poi passano gli anni e arrivano gli OGM. Io ho avuto modo di parlare con molti, con diversi, come si chiamano, esperti in queste cose, anche per via del lavoro, e alcuni liberi mi hanno confermato che sì, l'OGM è veleno per il corpo. Addirittura gli organismi geneticamente modificati mi hanno fatto vedere le foto fatte a microscopio. Incredibile. Se tu vedi una frutta non OGM,
alcuni tipi di frutte, di frutti, non OGM, se le vedi, vedi le fotografie, oh che peccato che non mi sono fatto, c'erano i libri che davano, vabbè, non me lo sono andato a comprare, adesso mi rendo conto che ho fatto male. E vabbè, ho sbagliato. Ah, però si possono cercare su internet. Se tu vedi le foto di ciò che non è trattato con OGM, al microscopio della frutta, ci sono alcune frutte che tutte mostrano dei disegni straordinari, sembrano fatti dal miglior pittore al mondo, e sono, alcune sono come tutti gli alberi, come se fossero milioni di alberi bellissimi, tipo pini, fatti tutti a sequenza, una cosa, dei disegni eccezionali. Io dico, ma quando ho visto queste foto, ho detto, oddio, ma come, mi è venuto proprio spontaneo, c'era sto collega, dico, guarda, lui poi insegnava chimica, prima di entrare dove lavoro io, insegnava chimica in una scuola superiore. E siccome sa che io, insomma, parlo di questo, di questo, di questo, insomma, quindi c'è una certa confidenza, dico, guarda queste foto. Quando io ho visto queste foto, ho detto, mamma mia, come si fa a non credere in Dio? Proprio gli ho detto così, ma si vede chiaramente che qui non è al caso. Cioè, qui c'è qualcuno che ha fatto questo. E lui stava in silenzio che mi guardava. Lui crede in Dio, ma a modo suo, se hai capito bene, però crede. E dicevo, e poi mi ha fatto vedere le foto invece di ciò che era stato trattato con OGM, il caos. Non aveva senso, brutte, il caos. Cioè, presente il caos, come se fosse passata una bomba e ha distrutto tutto, così. Io dico, mamma mia. Ora, al di là del fatto, qualcuno può dire, io non, cioè, perché poi c'è anche la campagna opposta di questi grandi laureati di qua, professori, tipo, c'ho invece un collega che lui adesso, anni fa, prese un master, non so in che cosa, e tornò perché gli OGM sono una cosa buona, tu non capisci niente, quindi c'è anche quelli che sono farinati nel cervello, e quindi ci sono le due campane. Ora, sia io che la maggior parte di voi siamo tutti ignoranti in queste cose qui, a meno che non hai fatto determinati studi. Ma io ho capito che nell'ignoranza, anche se fossimo analfabeti, anche se non sappiamo la prima elementare, il Signore dice, non piantare la tua vigna con specie diverse. Abbiamo la parola salda, che pur se siamo gli ultimi degli ultimi degli ultimi, noi sappiamo che le cose non vanno modificate. Vedete come è bella e grande e meravigliosa, ma quanti ascoltano questa parola? Pochi. Perché la maggior parte delle persone, finita musichetta, la maggior parte delle persone che sono sulla faccia della terra, già lo stupido chiama stupidi i precetti di Dio, ma noi no. E poi dice, non vestirti di vestimento mescolato, tessuto di lana, di lino insieme. In poche parole parla di mescolanze. Mescolanze. Cos'è mescolare? Stanno facendo un progetto in Cina, in questo momento, dove questi stupidi, che sono gnostici, atei, massoni e satanisti, che il Signore gli sgridi, in Cina, stanno creando un ibrido fra un maiale e una scimmia. Già, perché? Perché le nazioni fanno gli esperimenti? O se senti loro dicono per la scienza, certo. È come quelli che vanno sulla Luna. Ah, dobbiamo andare sulla Luna! Perché la scienza deve progredire!
E infatti lo vedo. Più la scienza progredisce e più ci fate fuori a noi che siamo il popolino. Perché il fine ultimo è quello di distruggerci e portare l'umanità, così è scritto nelle pietre di Giorgia, i massoni, a 500.000 unità. Perché ci chiamano pure unità, non ci chiamano esseri umani, uomini, no, noi siamo unità. Tutto è per l'armamento bellico alla fine. E il fine ultimo vorrà, già è da decade che si sta concretizzando questo, creare degli uomini ibridi, mezzi macchine, mezzi animali, mezzi uomini. Questo è, ovviamente Dio non lo permetterà, gli farà arrivare fino a un certo punto, perché ormai i tempi sono maturi. Tra un po' la Chiesa viene tolta, per chi lo vuole accettare, inizierà la grande tribolazione e quella è l'ira di Dio sulla terra. L'ira di Dio sulla terra è la grande tribolazione, è proprio scritto. Quindi queste mescolanze, anche le mescolanze tra i figli di Dio e le figlie degli uomini, come ci furono ai tempi di Noè, ancora oggi, una infinità di credenti si stanno mescolando, ma adesso non è questo. Quindi, queste qua che noi, lo stupido della fine dei tempi dice, ma che vuol dire lana e lino insieme? Oggigiorno l'uomo sta mischiando. Allora, se il Signore nel passato, ovviamente oggi questo non vale più, ovviamente, ma vale il senso. Se per il Signore non si poté mescolare la lana e il lino insieme, figuriamoci un DNA di due animali diversi. Persino nella stessa razza, quando hanno mischiato dei cani per creare nuove razze, poi usarli per fare la guerra, per la guardia e quant'altro, poi questi cani sono impazziti. Se voi andate a vedere, una infinità di razze sono mischiate e sono proprio quelle razze là che poi ogni tanto si legge sui giornali che hanno azzannato qua, hanno azzannato là, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, scusate, ma squillato il telefono, abbiate pazienza, tanto ho finito, che ore so? 19:32, comunque mo vado a finire, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, cari fratelli e cari amici, se il Signore si è preoccupato di non mischiare lana e lino insieme, voi pensate che il Signore sta gradendo quello che gli uomini sulla faccia della terra stanno facendo oggigiorno? Dio è molto arrabbiato, ma tanto, 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 tanto. È molto arrabbiato perché egli ha dato il suo unigenito figliuolo a morire per l'umanità e l'umanità cosa fa? Deifica se stessa, sì? Questo è l'agnosi. L'ateo, oh l'ateo, è Dio a se stesso, oh io non ho bisogno di nessuno, dice l'ateo. È grazie al mio impegno che io mi sono laureato, sì? Basta che ti scollegano una cosa in capoccia che perdi tutto il tuo intelletto. Sir ateo. L'ateo? L'ateo è una capra, non capisce niente. L'ateo dice, ah ma dal niente è nato tutto. Ah già, è intelligente. Ma lui dice, ah io sono intelligente, sì, tu sei intelligente. Ma Dio dice, sei una capra gnostica e stupida. E con questo ho finito.
Ho finito e vado a chiudere, anche perché, come so, un'ora e quattro, sì, la vorrei chiudere qua. Anzi, siamo pure 25, pensavo di meno, che saremmo stati di meno. Allora, Emanuela, io ero arrivato fino qua con i saluti. Quindi, Emanuela Ciapponi, pace. Gabriel Michi, pace. Poi Fiorella 61, pace, Dio ti benedica. Poi Maria Mercuri dice: carissimi fratelli, per me sei stata operata. Amen. Preghiamo per la sorella Maria che si è fatta male. Amen. Il Signore possa guarirti, sorella. Dio ti benedica. Amen. Gloria a Dio. Cosimo Bruno, pace. Mari, pace. Daniele Gerace, pace. Amen. Cosimo dice: in un paese nord europeo, io stesso, lo stesso che ha avviato l'impianto per i microchip, sì, vero. Sui moduli si può indicare se siamo veramente arrivati alla fine dei tempi, sì. Che poi il microchip, no? Alcuni dicono non è il 666, ma noi l'abbiamo sempre detto che non è il 666, ma da qui a non imparentarlo al 666, no, è il cugino diretto, il cugino stretto, certo, poi la marca sarà una marca, quindi ecco qui che escono i tatuaggi, ma il microchip è strettamente imparentato, perché sta aprendo, ha aperto le porte e poi c'è la microingegneria. Sono imparentati, intanto se ne sta parlando, iniziano a fare il lavaggio dei cervelli, chiamiamoli cervelli. Dentro al cervello questi c'hanno, io l'ho sempre detto, scusate, tre bacarozzi, due girano la corda e il terzo sarta. E già, bisogna dirlo, sono massoni e vanno trattati così, sono gnostici, che devi fare? Mimma Francesca, pace. Davide Astei, pace. Fiorella, ok. Potrebbe essere un linguaggio figurativo? No, non è un linguaggio figurativo, perché l'uomo non può vestire da donna e viceversa. Che poi ci sia anche un risvolto spirituale? Ah, non è che si assuma la responsabilità dell'uomo e viceversa? Ah, beh, certo, poi va a aggiungersi un qualcosa in più. Sì, beh, questo poi lo ritroviamo nel contesto biblico, quindi sono due verità, Fiorella, che vanno insieme, che camminano insieme, come dico sempre, una verità biblica non ne annulla l'altra, quindi sì, si va ad aggiungere, come in più, ben detto, è biblico al 100% quello che hai detto. Ho perso il commento, eccolo qua. Loredana, pace, felice di essere in compagnia. Amen. Il Signore è il mio pastore, giustamente, dice, è una pazzia a me. Il Signore odia le mescolanze fin dalla Genesi, Lui separò, esatto, anche i figli suoi devono saper distinguere il vile dal prezioso. Amen. Allora, mischiare DNA vegetale e animale come geni di maiale nei pomodori. Sì, poi non parliamo, vabbè, non mi fa di sta cosa, stavo per dire una cosa che poi entriamo... Se la dico posso pure essere querelato, quindi devo pure stare attento. Allora, no di già, sì, chiudo, devo chiudere. Salmo 14, lo stolto ha detto, ah sì, in cuor suo non c'è Dio. Amen, sono corrotti, fanno cose abominevoli, amen, è vero, infatti. Salmo 14, verso 1. Enza Cielo, pace a te e a tuo marito Gabriele. Allora. Amen, grazie. Ok, niente, ho finito. Amen. Bene. Chiudo anche perché devo andare al telefono, che mi hanno telefonato, mi devono parlare. Te devo parlare. Hai capito? No, sto scherzando. Dai, la battuta alla fine l'ho detta, non durante. Se no poi vado un quesito. Ok.
ce dobbiamo vedere. Ok, fratelli, mi ha fatto piacere stare qui con voi, Dio vi benedica. Ok, sono cose, vedete, di una semplicità inaudita. Ma ahimè, questo mondo non le comprende. Incredibile. Bene, allora, io vi saluto a tutti quanti. Grazie, core sono 7:39. Grazie per essere stati qui. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci si vedrà al prossimo videoprogramma. Bene, pace in Cristo. Shalom. Termina la diretta. Amen.